Codec TV, Bologna, vista dai giovani. Il meglio di Codec 2019 riassunto per voi. Ecco, trovare una casa principalmente perché sono poche. Ci ho messo 3-4 mesi abbondanti prima di trovare di nuovo una sistemazione. Ho tentato per Facebook, per i gruppi e tutto questo e avevo molti appuntamenti. Dovevo vivere in un hostel e alla fine ho trovato una casa di un'agenzia. È stata una tragedia. Senza esagerare, la ricerca sarà durata 9-10 mesi. Ho abitato appunto in Nuova Zelanda per 6 mesi e ti dirò, la ricerca dell'affitto inizialmente non è stata poi diversa da Bologna. Innanzitutto, non perdersi d'animo e soprattutto attivatevi, insomma, perché secondo me abbiamo la possibilità di innescare un meccanismo positivo per la città. Ho sempre avuto amore per la narrazione. Quando ho incontrato il cinema alla veneranda età di 8 anni e ho capito che riassumeva un po' tutti i linguaggi, tutte le narrazioni, e quindi mi sono innamorato di quello. Quando mi venne l'idea di Like, volevo creare un personaggio, un assassino che fosse iconico, ma iconico nella sua contemporaneità. Oggi il sovrannaturale non farebbe più così paura, fa più paura quelle che è le paure reali, ovvero la rete, i nuovi media, il rapporto che abbiamo con loro. Lavoriamo con la comunicazione ed è una responsabilità incredibile. Noi abbiamo veramente tra le mani letteralmente il destino delle persone. Portiamo il cinema ai migranti, facciamogli fare del cinema, vediamo cosa hanno da raccontare loro. Trasformare l'opinione pubblica è un attimo. Quindi la mia ossessione è questa, le fake news, come la manipolazione delle informazioni può influire su una società. E questo film parla proprio di questa relazione. Cosa si intende per libreria indipendente, se lei dovesse dare una definizione? Il concetto di indipendente è quello di non essere legate a sigle, a strutture, ad holding che definiscono la politica editoriale della libreria. Le librerie indipendenti sono di tante taglie, questo ci tengo a precisarlo, ovvero sia, esistono, però ci sono anche quelle medie e quelle grandi, e molto grandi, perché la più grande libreria d'Italia è una libreria indipendente ed è l'Arco a Reggio Emilia. Hanno delle caratteristiche ovviamente diverse a livello commerciale dalle librerie di catena. Le librerie di catena lavorano tantissimo sulle novità, fanno acquisizioni centralizzate dei titoli attraverso i buyer. Le librerie indipendenti lavorano sul catalogo, in primis, molto meno sulla novità, richiedono per questo una formazione di personale molto più lunga e molto più competente rispetto a quello che può essere un commesso, un libraio di una libreria di catena, e fanno un servizio. È prima di tutto un'impresa, bisogna far tornare i conti in questo come in tutte le altre imprese commerciali, quindi va benissimo dire voglio fare il libraio perché mi piace leggere, è condizio sine qua non, ma non è sufficiente. È un'impresa molto rischiosa dal punto di vista economico, per cui bisogna pensarci molto bene. Detto questo, è un lavoro che vi succhierà l'anima, ma sarà bellissimo. Flash Giovani, volo oltreoceano. Oggi ci beremo un caffè con una mia cara amica. Si chiama Ilaria e qualche mese fa ha deciso di partire per un'esperienza di overseas in Cile. Il nostro caffè perciò sarà virtuale, mentre Ilaria ci racconterà della sua esperienza sul campo. Un'esperienza che mi ha dimostrato quanto le libertà delle persone siano
veramente a rischio con poco. Io mi ho sentito al 100% in questa comunità, anche perché è proprio una lotta per l'eguaglianza sociale. Cioè, è capitata in Cina adesso, ma sta capitando in Bolivia, sta capitando in Libano, in Ecuador. È una cosa che riguarda un po' tutti i paesi che sono in via di sviluppo, quindi io mi sento completamente dentro come cittadina del mondo. Sono uscita anche in piazza a protestare con i cileni nei momenti in cui sapevo che non rischiavo niente. E un conto è leggere le cose sul libro, un conto è viverle proprio a pieno. Il lavoro che sto portando avanti sui cambiamenti climatici in Italia va appunto a indagare nel nostro territorio, nel nostro paese, quello che è appunto il cambiamento climatico. Riuscire a raccontare anche l'impatto sull'uomo è molto importante, ma è anche molto difficile anche da un punto di vista fotografico, però credo che raccontare storie aiuta molto di più a capire il problema e riuscire a sentirlo anche più proprio, diciamo. La redazione di Flash Giovani ha Di Verde in Verde, l'evento per scoprire i giardini segreti di Bologna. Venite a scoprirli con noi. Allora, siamo nel centro di Bologna, siamo a via Castelvatica e via Santa Caterina, in un quadrilatero che comprende quella che era un'area di un convento. Bologna è una città un po' particolare, che ha un verde abbastanza diffuso all'interno del centro storico, ma nascosto, perché già il fatto di essere porticata nasconde questo verde quasi sempre. Per le persone è sempre una scoperta venire a vedere un posto che dall'esterno è assolutamente non percepibile. Ciclovia delle Acque. Prima ci accompagna Beppe Sereno. Siamo davanti alla prima tappa, il sostegno della Bova. Tappa a sostegno del battiferro. Siamo tre gente, il colonnello, recluta, il piccolino, e quella là, la chiamiamo la Marina. Terza tappa, Ponte della Bionda. Una parola per descrivere Bologna d'estate e... calda, però sarebbe troppo banale. Vuota. Calda. Molto calda, molto. Allegra. Penso letargo. Continuiamo ad esplorare questa Bologna deserta. Ci regala grande pace e un forte senso di disorientamento. Si comunica a tutti i presenti che si rende necessaria a scopo promozionale l'evacuazione dell'area concerto. La cosa più codata è che siamo noi che abbiamo portato la pioggia nel momento in cui siamo entrate nel backstage. Siamo Elettra, Alice, Carlotta, redazione Flash Giovani, inviate speciali a Repubblica delle Idee 2019. We'll be right back.
sono vedette due fili uno al muro, il terzo io aggiunsi alla schiera dove tenevo un porta sigarette di metallo, il pallottolo penetrò e si fermò lì. Il gorilla mi ha detto che ho steso il suolo e che ho intanto accendi un giro alla Madonna. No, questo sinceramente non posso fare. Massimo cacciari selvaggio a fare. Usiamo la Pokéball. Molto più. No, non vuole parlare. Attenzione, Massimo Cacciari dice no, medici ad emergency. Ad emergency. Ah, questa è la vera notizia. Perché l'inclusione è la carta d'identità della Costituzione, è l'articolo 3 della Costituzione. Rimuovere gli ostacoli significa cercare di includere le persone il più possibile nello Stato democratico e in un sistema di diritti civili e sociali che potenzialmente non escludono nessuno. Dire come usciamo da questa drammatica, e per questo io credo che il governo non cadrà, perché a Salvini conviene condividere questa enorme responsabilità che rischia di far cadere il suo castello di carte. Facciamo